Sì, sono tutte e tre importanti perché sono tre finali, come dicevamo 4 partite fa o 3 partite fa. Sicuramente incontriamo una squadra che i nostri punti, e noi sappiamo che se loro perdono in casa, sicuramente possiamo affrontare le prossime 2 partite con una tranquillità diversa rispetto a quella che abbiamo adesso. Non fa benissimo spesso, ma non mai come è stato scritto, perché comunque. Col Cittadella abbiamo vinto, col Crotone abbiamo vinto, col Latina e il Varese abbiamo pareggiato, che sono squadre comunque che la classifica dice che sono vicine a noi. Oggi andiamo a incontrare una squadra che a pari punti nostra, che forse era partita magari con ambizioni diverse rispetto a quelle in cui si trova adesso, ma quello non conta niente, quindi siamo consapevoli che a 3 giornate dalla fine è ancora tutto nelle nostre mani, come lo era prima di Crotone. E che se vinciamo domani sicuramente facciamo un grande salto in avanti, sapendo che la Ternana, se perde domani, per le partite che ha, sicuramente può andare in grosse difficoltà. Quindi è una partita sicuramente importantissima. No, stanno bene, soprattutto le ultime 2 trasferte, comunque rispetto a qualche trasferta precedente l'approccio è stato giusto. Sicuramente a Chiavari forse meritava qualcosa in più, a Pescara in una partita comunque è stata decisa da un episodio, se no l'atteggiamento era stato sicuramente diverso rispetto a qualche precedente trasferta. Quindi arriviamo da un buon momento e siamo consapevoli che possiamo fare una grande partita, come del resto abbiamo fatto col Crotone in casa. Sì, purtroppo si stanno ritrovando perché hanno avuto degli infortuni, non è che si erano persi per volontà loro, e quindi nella forza del gruppo poi contano anche i singoli. No, la Ternana, se l'avete vista in casa, le pareggi che ha giocato, non tende a chiudersi, è una squadra che prova a fare la partita con un parco di giocatori, soprattutto a centrocampo e davanti, molto bravi e con delle caratteristiche importanti. Poi, come avete detto prima, le statistiche dicono che la Provercelli in trasferta a volte non ha fatto benissimo e la Ternani in casa a volte, come noi, non ha fatto benissimo. Quindi questo è un po', insomma, la situazione oggi. Poi, a prescindere dalla Ternana, come si è andati a Pescara o a Chiavari, noi dobbiamo sapere, lo sappiamo benissimo, è ben inquadrato in tutti noi, che domani è una partita che ne mancano ancora 2 di importanti di finali, ma facendo benissimo domani sicuramente facciamo un grosso passo in avanti. È un po' da dentro fuori, pur non essendo, No, cioè come si per noi non è da dentro e fuori. Da dentro e fuori sono altre le partite, però sicuramente facendo benissimo è da molto dentro.